Oh, guarda il bellissimo Ippia. Era un pezzo che non avevamo il piacere di vederti in città. Dove vai così ben equipaggiato? Vado al ginnasio a pronunciare un discorso sulla genealogia degli eroi. Ti piacerebbe sentirlo? Ho da fare e non posso sfortunatamente accompagnarti. È un discorso che ho già fatto e che tutti mi hanno detto che è molto bello. Mi farebbe piacere avere anche la tua opinione. Hai detto molto bello. Sai dunque cos'è la bellezza? Ah, ma certamente. E saresti capace di spiegarmelo? Facilissimo. Una bella vergine. Socrate, ecco che cos'è bello. Una buona risposta. Ma dimmi, Ippia, si può dire che una bella giumenta è bella? Sì, al mio paese ci sono giumente di gran bellezza. E una bella pentola, Ippia, si può dire che è una bella cosa? Non capisco, mio caro Socrate, che tu ti possa servire d'un oggetto così prosaico per parlare di cose così elevate. Oh, che vuoi farci? Sono soltanto un buzzurro. In ogni modo devi ammettere anche tu che una bella pentola è bella. Sì, può darsi. Però la più bella delle pentole a confronto di una bella vergine è brutta. Come la più bella delle vergini sarà brutta se si confronta ad un dio, non è questo che dici? Esattamente. Eppure mi hai detto prima una bella vergine, ecco che cosa è bello. Adesso mi dici che se si confronta ad un dio è brutta, ma non può essere bella e brutta allo stesso tempo. Vedi, non mi dici ancora che cos'è la bellezza. Te lo spiegherò un altro giorno, quando vorrai. Ti saluto. Contro chi hai deposto la tua accusa? Contro mio padre. Tuo padre? Ahimè, sì, Socrate. E di cosa lo accusi? Di omicidio. Ha forse ucciso qualcuno della famiglia? No, ma perché mi fai questa domanda? Beh, non trascineresti tuo padre in giustizia per l'uccisione di un estraneo. E perché no? È strano, Socrate, che tu faccia differenza fra la morte di un estraneo e quella di un congiunto. La sozzura è la stessa. E se uno è a conoscenza di un crimine, deve purificarsi perseguendo questo assassino, chiunque sia il criminale e chiunque sia la vittima. Ma cos'è successo? Il morto era un uomo di fatica in una delle nostre fattorie. Aveva bevuto ed ha colpito un compagno e l'ha ucciso. Mio padre l'ha fatto allora gettare in un fosso e ha mandato qualcuno ad Atene per sapere come trattare la cosa. Nel frattempo non si è preoccupato dell'uomo che intanto moriva nel fosso. La gente mi rimprovera dicendo che è empio da parte di un figlio accusare il padre. E che non sanno, Socrate, cosa è la pietà. Io lo so. Non ci sarebbe differenza tra la gente comune e me se non lo sapessi. Allora, mio caro, spiegamelo, te ne prego. Questo mi sarà utile per il mio processo. È pietoso quello che faccio. Perseguire in giustizia colui che è colpevole di un crimine, anche se è il padre, la madre, il figlio. Zeus, il più giusto degli dei, ha incatenato suo padre Urano per punirlo perché aveva divorato i propri figli. Considerate le accuse che sono formulate contro di me, non sono affatto disposto a parlare della divinità, ma fra noi credi proprio che le cose si siano svolte così fra Zeus e suo padre? Certamente. E conosco dettagli più curiosi di quelli che il volgo comunemente conosce. Credi dunque che vi siano dei conflitti fra gli dei? Sì. E potrei sulla storia degli dei raccontarti delle cose che anche tu, Socrate, ne resteresti meravigliato. Dimmi piuttosto, sempre per il mio processo, che cos'è la pietà? Quello che è gradito agli dei. Ecco ciò che è pietoso. Quello che non amano è empio. Ma sei mai detto che gli dei lottano gli uni contro gli altri? E infatti? Allora litigano come gli uomini su quello che è buono o cattivo. Ma è evidente. Così, secondo te, una stessa cosa può piacere a un dio e dispiacere a un altro dio? Certamente. Il fatto che vuoi punire tuo padre può dunque piacere a Zeus e dispiacere a Urano. Piacere a Efasto e dispiacere a Era. Sì. Allora, se capisco bene, una stessa azione può essere allo stesso tempo gradita e sgradita agli dei. Ossia, allo stesso tempo, pietosa ed empia. Ma è impossibile, Eutifrone. Ti supplico, dimmi che cos'è la pietà. Un'altra volta, Socrate. Ho da fare e ti saluto. E adesso occupiamoci del nostro processo.